spesa rese di una tartina e fai ma è adesso bello una tartina resa. Buonas impazzita Alessa stop. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Come state? Siete fuori dal tunnel del divertimento? No, mi raccomando. Noi ieri eravamo un po' fuori dal tunnel del divertimento. E però, insomma, poi ve lo racconto. Stasera ricettina, mia figlia ha detto, che ricetta sfigata. E tu, come che ricetta sfigata? Ricettino, è il periodo della zucca. Io la zucca la metterei dappertutto, un giorno mi faccio anche il dolce con la zucca, la pumpkin pie, buonissima la pumpkin pie, buona nera, la faremo, ma stasera facciamo la zucca arrostita nella bistecchiera e siccome io sono una pro, ma io giro il collo, c'è qualcuno lassù o non serve? Aspetta, vediamo, intanto per sono arrivati Mario e Sauro e Elisa, due uomini contemporaneamente. My heart but for you. Io non ho studiato l'inglese stasera, invece di parlare con mio figlio demente, potevo studiare l'inglese, perdo tempo io a parlare con mio figlio, pertanto non capisce. C'è qualcuno qua? No, per adesso no, ha preso. E tu i ceriani? Dormono. Tu... No, saranno già in diretta. Pensate. Allora, questa qui, siccome sono diventata Angela dice, sì, fai una torta. Ah sì, la farò. Ah, fra un po' sì, perché quando chi mi segue da lontano, novembre 2020, sa che quando sono le ricorrenze io faccio il dolce, solo quando sono le ricorrenze. E fra un po' il compleanno mio figlio, 18, quello di 18. Wow. Mi fa arrabbiare. Siccome sono una prom, la bistecchiera l'ho già scaldata. L'ho già scaldata perché almeno ci vuole meno, se no ci vuole due ore per fare una ricetta che ci vuole 5 minuti. La zucca l'ho già pulita. Questa zucca qui è molto buona. Ho chiesto al boss, come si chiama la zucca? No, alla Mara, alla figlia. Mara! C'è la Mara. Grande Mara, l'ho chiesto stamattina. Mara, come si chiama la zucca che mi hai venduto? Lì sono quelle grosse, tonde, per terra, la zucca, ha detto grande Mara, la zucca. Raga, frutta e verdura in via Madonna di Loreto, da paura. Da paura, dal boss della Mara, fantastici, io li amo, c'è un transfer. Ragazzi, mettiamo già la zucca affettata, adesso vi faccio vedere lo spessore. Giustamente la Vivi dice, Eli, fa arrabbiare, tu a 18 anni cosa facevi? Raga, dovete sapere che Elisa a 18 anni si spaccava una vertebra ogni 5 minuti, quindi era veramente molto peggio dei nostri figli, molto. Effettivamente sì, non diteglielo mai, sì, ho fatto molto arrabbiare, facevo un po' arrabbiare, sì. Vabbè, però sono cresciuta, però essere dall'altra parte, Vivi, è un po' più difficile, capito? No, non è che far arrabbiare, Non siamo sempre in sintonia con le idee, ecco, quello sì. Questo è lo spessore della vostra zucca, ok? È così, sì, certo. Deve venire, deve cuocersi, sennò ci vuole due giorni. Maurizio, Elisa, another man. My heart, but for you, Maurizio. Mattia, also, I love you. Yes, yes. Ah, wow, I love man. I love man. Allora, ieri avete sentito su Facebook, abbiamo fatto questa avventura, no? Siamo stati dai suocerini, siamo stati da Dio, e proprio abbiamo mangiato, e sono Elisa, sono Elisa e sono 7 giorni che non fumo, sì. Nulla, brava Elisa. No, mia figlia dice che non è vero, perché non è vero? Faccio schifo. No, vabbè, lasciate perdere, no, sono Elisa, sono 7 giorni che non fumo e quelli che mi dicono 7 giorni ormai è fatta, non è vero niente, ciuccio quella penna, oggi avrò i polmoni liberi da catrame di nicotina, ma avrò una roba da inchiostro, perché oggi avevo un effetto strano, guardo le mani tutte giallo fluo. Una roba da marzo. Capito?
Ecco, però questo è come quando dicono tu cominci ad andare a correre, dopo un po' non potrai più farne a meno. Non è vero! Smetti di fumare, dopo un po' ti darà fastidio. Non è vero, non credeteci a queste patacate, non sono vere. Quindi io ancora sono in mezzo al tunnel del divertimento. Ai, qua Francesco, che nel frattempo è entrato nella live, dice: gira voce che ti hanno visto fuori dal negozio con una sigaretta in mano. Vedete la realtà? La realtà a volte come può essere travisata? Era la mia pennina stabilo che io ho in bocca sempre continuamente. Avete capito? Così funzionano i fraintendimenti. Ah, ma lei fuma. No, ma lei intanto non ce la fa. Ah, l'ho vista fuori da... È così, in un attimo, è così. Non è vero però, non è vero. Allora, siamo stati dai suocerini, siamo stati da Dio. Ah no, vi racconto, no? La nonna, nonna Chicca, number one, ha fatto, che sarebbe la suocerina, ha fatto la festa sorpresa a Filo, ok? Il suo primo nipote maschio, perché io le robe le ho fatte bene un botto, gli ho dato il primo nipote maschio, cioè, ascolta. Allora gli ha fatto la festa sorpresa con tutti i cugini milanesi, va bene? E Filo era proprio felice da bestia, no? A un certo punto è stato il momento dello champagne, un cugino nostro si avvicina e ha detto: oh Filo, mi raccomando, adesso la boccia devi sbocciare e devi dentro casa. Eravamo ovviamente, e devi innaffiarli sti 18 anni. Ragazzi, eravamo 22 persone lì a vedere Filo che apriva la bottiglia. Cosa succede? Filo apre la bottiglia e tacca a fare così, lavando tutti gli ospiti, tutto il tappeto della nonna, tutto il soffitto della nonna. La gente così impanichita dura. Silenzio totale. A questo punto vado oltre da mio figlio: ma Filo, ma sei scemo? Ma mi sono fatto prendere. Il tappeto di 8 metri di mia suocera, tutto pieno di spumante. Bellissimo. La fortuna di mio figlio di essere il primo nipote maschio. Che era bianco. Non era rosso. Perché veramente c'è stato un momento, a un certo punto c'era la gente arrampicata sulle sedie ad asciugare il soffitto. No, ma ve lo dico, una scena fantastica. Bellissimo, Elisa. Poi ieri ripartiamo con tristezza, perché è sempre triste venire via, siamo coccolati, viziati, proprio stiamo da Dio. E partiamo alle 2:30, tutto programmato, e io arrivavo a casa, piantavo le piantine che mi ha dato la suocerina, e piantavo tu, perché lei c'ha un giardino che è una roba meravigliosa, quindi io quando vado da lei mi dà sempre le piantine, poi mi spiega come devo fare, come devo fare, c'erano tutte le mie piantine con le radici da piantare, contenta dura. Roba matta. Pedatone. Ragazzi, ci fermiamo un attimo qui in autogrille, un secondo, perché mi segnala la ruota un po' sgonfia, voglio vedere la pressione delle gomme. Oh, vabbè. Vai veloce che c'è un sacco di gente da salutare, dai. Intanto perché va? Dai, che saluta intanto? No, ma devo raccontare sta roba. Ma l'English stasera niente. L'English hanno studiato. E poi questo adesso, un secondo lo dico, intanto si chiama Punky, c'è solo Punky, ma che non è che è difficile stasera. Vediamo un attimo. Intanto è arrivato Rocco, l'ho detto. Sig, ciao Sig! Allora, vedi, queste adesso si devono un po' abbruttire. La gabbia, l'omi, rosso relativo, cucina con vero. Ah, ci siamo fermati. In questo coso dove c'era tipo punto agip, punto non so, il tipico muso. No, c'era anche quelli vestiti da meccanici. La benzinaia, Elisa. Va bene. scusi, dove possiamo vedere la pressione delle gomme? Pelatone, quello che per attaccare il numero civico in un quadrato, in un coso quadrato, voleva chiamare il muratore.
Dopo gli ho chiesto, ma te sai guardare le pressioni? La pressione delle gomme? Tira giù il finestrino, appena tu. Scusi, per la pressione delle gomme? La operatore, gran classe. 1,8, giù, vero? E il tipo, no! No, no, 1,8! 2,2,2,4! Grazie! 1,8, vero? Immaginatelo, lui alla guida così. Ma non dargli la soddisfazione di dire. 1,8, no, vero? È quello. Stai sbagliando. No, 2,2,2,4! Bene, arriviamo, prende il manometro, se si chiama così. Allora, c'era una ruota completamente per terra, cioè non è che c'era bisogno del manometro, lì bastava guardare che era... Tu avevi visto prima di partire, Lisa, questo va detto. Prima di partire? Questo va detto. Perché lui, devi sapere, dovete sapere che abbiamo comprato una macchina leggermente bassa, bassa. Quindi che basta che ci mettiamo un... non è la Lamborghini, non è la Ferrari, non è il Porsche, è tutta un'altra roba, comunque bassa, particolarmente bassa. Per cui quando abbiamo le valigie, se poco a poco dobbiamo intraprendere una micro salita per andare a casa dei suoceri, piuttosto che, ci fa scendere a tutti. Perché sennò tocchiamo. Oh, e la realtà esce fuori come sempre. Ci fa scendere. Quanta pazienza col santo di uomo. Grazie Maria Pia, grazie. Ma scusami, l'hai Maria detto. Pia, santa pazienza. Cioè, cos'è che sto dicendo? Ci ha fatto scendere. Noi siamo usciti fuori dal cancello, lui arrivava, ho visto sta ruota, ma sì, ha detto, ma adesso sgonfia ste ruote. Però io zitta, non capisco niente. Era bucata. No, no, la Maria Pia ha capito subito. Allora, bucata. Ha detto, Nick, ma adesso? La sappiamo cambiare la ruota. Quindi... togliamo tutti i bagagliai, no, tutti i bagagli dal bagagliaio, perché la ruota di scorta è sotto. Bene. E io ho detto, te sappiamo fare? Sì, dai, scambiare una ruota. Bene. Alziamo su il primo tappetino. Qui tanto siamo ustolici, non sto perdendo tempo. Per quelli che dicono, madonna, la fai lunga. È una diretta, per cui i tempi sono quelli che servono. Ok? Eccola, vedi, bellina? L'English, tra un po'. Adesso l'English, just a second, just a moment. Wait. Oggi ho dovuto parlare anche con degli austriaci che sono venuti a casa. Dopo vi dico. Oggi sono in vena di racconti. Un altro uomo, Elisa, Domenico. Bestiale? Domenico bestiale, ci sta, Elisa. Ti è piaciuta, Maria? Mi piace, ti è piaciuta questa battuta? Guardate! Guardate, bellina, così deve venire. Oh, questa è così fatta la ricetta. Rosso relativo ha colto proprio... nel segno, perché ha detto grazie a Dio non pioveva ed è la prima cosa che io ho detto per consolare la ciurma. Mi sa che lo vedo io questa. Ci hai preso. Alziamo su il fondo del bagagliaio. C'era niente. Ah no, c'erano le catene. Vabbè, poi? Togliamo le catene. Alziamo il secondo sottofondo. C'era il disegno della ruota di scorta. Peccato, e dico peccato, che invece della ruota di scorta c'era un contenitore di polistirolo nero con dentro solo un kit per gonfiare la gomma bucata. Ecco, molto bene. Allora, noi la guardavamo proprio... La bomboletta, cioè, giustamente, dice... La Maria Cristina Zumbi. Non era una bomboletta, era una sacca tipo quella per le flebo con attaccato un birolo di plastica, punto. Dove però c'era una polverina sospetta dentro. Polverina sospetta. Lasciava sospettare un precedente utilizzo mal... Utilizzato. Mal utilizzato. Non da noi. Io mi avvicino, mi avvicino con questo affare dal tipo e dico scusi. Tanto Pelatone non sapeva fare, raga, cioè adesso avrà pazienza, ma Pelatone non avrebbe saputo fare. Ho detto, scusi, ma lei sta roba qua l'ha mai usata? Mai! Il mini compressore, dice Franz, giustamente. Mai! Ah, bene. Ma poi, signore, è bucata quella ruota. Dove va? Dove va? Ah, io sono andata a Pesaro. Eravamo nell'interquartiere di Milano. A San Giuliano Milanese. Insomma, ve la faccio breve. Dopo un'ora e mezzo è arrivato il caratrezzi. Adesso dentro la macchina sul caratrezzi non si può più stare, vi avviso, non si può più stare. Quindi insieme al caratrezzi è arrivato il taxi. Fortunatamente per 7, perché noi siamo 5. Sorpreso,
siamo 5, quindi è stato intelligente il taxista, arrivava con una macchina per sé, no, uno stava a piedi, e siamo arrivati a un secondo dall'autostrada. Ho detto, ragazzi, è fatta, cioè sono le 4, adesso ci cambiano la ruota e andiamo a casa. Dai, ragazzi, qual è? Giochiamo a orso. Sapete giocare a orso? Ma avete chiesto come si gioca a orso? Orso, bisogna dire orso, scusate intanto, perché in via brucia qui. No, no, va benissimo. Bisogna dire orso ogni volta che il numero c'è il 3 o i multipli di 3, per cui si mette in cerchio. 1, 2, orso, 4, 5, orso, 7, 8, orso, 10, 11, orso, orso, perché 13 c'è il 3, orso, a ridere da bestia perché orso, bene, poi appena tu sti giochi gli fa schifo, e allora lui, dai gioco anch'io ragazzi, gioco anch'io, perché a lui gli piace fare le foto, comunque briccare sul cellulare, no? Dai, gioco anch'io. Va bene, papà, gioca. Orso, scusa, 1, 2, pelatone, 3, no. A posto. No. Cioè, lui si fa eliminare pur riuscire a sti giochi. Si fa eliminare, va bene. Non è vero, sì, sì, è verissimo. Oi, raga, the recipe is finished. Ok, excuse me, now I must speak with the strange people. Ok. Oh, cut in the slice punky. Punky in slice. Very thin, yes. And put in the pan, very hot pan, with the righe. Line. Stripes, with stripe, because it's pretty nice, like this. And Carmelo Caruso dice, nonna si mangia. Nonna si mangia? In che senso? Non so se si riferiva a te quando ha detto nonna. Caruso, quanti anni hai? L'ultima volta che uno mi ha chiamato sei vecchia, gli ho fatto una recensione tremenda, Te lo dico, Caruso. Non lo so con chi parlavo. Aiuto, questa è scappata? Oh, santa polenta. Occhio. Ok? Ecco. E quindi lui si fa autoeliminare da questi giochi, perché da scritto... L'inglese perché è finito? Lui... Ah, no! And cook pumpkin and put out okay. Like this. Basta. Now. Non mi vuole. Da Catania, Carmelo, grande. Catania, Catania. Stasera Argentina, Catania. Spettacolo, raga. Però Catania è sempre in Italia. Te lo dico, so, ah no no, pensavo che fosse confuso. Lontano da noi. Ah, sicuro. Quindi a orso abbiamo giocato 2 ore, poi i ragazzi giocavano a cantare le canzoni, a indovinare i titoli, io lì sono una schiappa nera. Figli. A un certo punto io, stufa di parlare con i miei familiari, perché proprio dopo 4 ore si stufa, mi sono messa a attaccare la pezza al meccanico. Ragazzi, so tutto. Ragazzi, so tutto di quante ore lavorano, del titolare. C'è il figlio, si porta dietro, 7-8 anni, tutto con le mani grasse, sporco. Gli ho detto, ma sto bambino? Ha detto, e il tipo, quello a cui ho attaccato la pezza, che era il più simpatico, mi ha raccontato che sto bambino va la mattina a scuola, ovviamente, e dopo il padre, all'ora di pranzo, deve scappare a casa a prenderlo, perché lui vuole stare in officina. Ma fa schiantare, gli mancava il cigarro, una roba matta, bellissimo. E quindi ho attaccato la pezza a quello della, come si chiama, a quello della, so tutto raga, so le ruote, mica ruote, la convergenza, la mica convergenza, cioè Elisa, fantastico. Fai tanta zucca perché Carmelo da Catania vuol venire a cena qua, e c'ha 37 fidanzate, ha detto, quindi pane molto, pensa che le fidanzate non mangiano molto. Ah, non so. Adesso facciamo il dressing, che è l'unica cosa veramente carina di questa ricetta. Mio dressing. Perché c'è in diretta uno chef, Elisa. Chi è? Federico Angeli. Wow, it's the first time. Welcome, Federico. Now put the oil. The oil. Il prezzemolo, com'è che si dice? Prezzemolo. No, il prezzemolo. Mati, prezzemolo, cerca un po', Marco.
Aiutatemi, raga. L'unica cosa carina di questa ricetta è il mio dressing. Io spesso e volentieri metto i condimenti dentro i barattoli. Perché parsley, è sempre loro, Marco ormai. Metto sempre, spesso anche per condire l'insalata, il condimento dentro il barattolo, perché si mischiano meglio tutti gli ingredienti e poi quando si condiscono viene meglio. Il prezzemolo... Quanto olio, dice Elena? Aveva indovinato. Now, speaking English, just a second. Put the oil in the bottle with the parsley. How much parsley? Brava. Mi sa che ha capito anche Antonio, che è appena entrato. Ciao Antonio, ai, a occhio. Anna Maria, la Marusca. Ragazzi, da Milano. Il prezzemolo, fatelo al coltello, vi prego. Sprigiona meglio il profumo rispetto alle mini pime. Voi sapete quanto io amo il mini pime, però le erbette aromatiche, senti che profumo che fa. Me l'ha raccolto il boss, l'ha raccolto stamattina, è fresco duro, annusate. C'è la Daniela anche, l'altra figlia del boss. Ma fantastico. Fantastico, famiglia adorabile. Allora, guardate, l'aglio. La Vivi impazzisce quando parlo l'English, my English. Lei ha fatto un tatuaggio bellissimo che si chiama Sempre, ha scritto Sempre per sempre. Bellissima questa cosa, e sono d'accordo. Bene, sì. È bellissimo. Allora, l'aglio, raga, se vi rinfaccia... Che in italiano vuol dire che vi torna su, che vi fa fare i ruttini all'aglio che fa schifo. Voi sai cosa fate? Lo mettete a pezzi grossi così. Grossi, così lo vedete. E ci mettiamo il peperoncino che gli dà quel pezzettino, perché adesso la panchi mi viene. Non mi viene più in italiano, parlo talmente in inglese. È entrato dentro, inside off. Oggi sono arrivati degli ospiti nel mio appartamento, quello che affitto, austriaci. Gli ho detto al pelatone: Pelato, se mi ami, vai te, che devi parlare in inglese. Dopo io sono timida, mi emoziono. Perché io e mio padre, sempre così, da che sono piccoli, dico: quando devo fare una roba che non voglio, bah, se mi ami, lo fai te. E lui lo fa. Allora ho provato anche col marito. Gli ho detto: dai, Pelato, non mi fanno andare a me dagli austriaci, se mi ami vai te. Risposta: perché il padre non è il marito. Mio padre è l'unico uomo certo della mia vita, certo. Si alza e fa. Lui, sapete cosa mi ha risposto, Pelato? Ti amo ma non ci vado. Giusto. È diverso, no? Approvate, raga, approvate. No, babbo sarebbe andato. Ditemi che approvare. E dopo mi ha chiesto un ristorante dove poter andare a mangiare. Sapete cosa ho detto? Come with me, l'ho portato nel terrazzino, davanti alla strada, poi go, non mi ricordavo come si diceva, cammina sempre dritto, go, you arrive in the, non mi veniva, piazza, in the plaza, square, in the plaza, ho detto, e lui, square, right, e you found a restaurant. Poi in piazza Pesaro non esiste un ristorante, però ho detto go, you arrive in the plaza. E poi chiedeva, dai, è sempre così, non è che puoi chiedere dall'inizio alla fine, su. Però Pelatore non c'è andato, l'unico uomo certo della mia vita sarebbe andato, che sarebbe mio padre, ma se lo mandavo lui parla inglese per me, non è che cosa poteva. Aceto balsamico, yes of course. Please welcome to Gaia from Milan. Oh yeah. Austric Simona. Now shaker. Questo Maria, fatelo sempre, anche quando condite l'insalata plain. Fate sempre questa roba. Si mischia meglio, tutto più condito, più buono, più amalgamati i sapori, buonissimo. È quello che ha fatto nostro figlio l'altra sera, no? Cosa ha fatto? Ha sbattuto. Lo champagne, Madonna. No, ma lo champagne, ragazzi, ma voi dovete esserci, cioè, neanche io sarei riuscita a far tante così. Elisa, who is? Tu parli francese? No, je ne pas. Ciao, pan di miele, from Costa Azzurra. Yuhu. Magari, e mi ero dimenticata il sale, un piccolo particolare, proprio piccolo particolare.
Va bene. Allora, sale, peperoncino, prezzemolo, aceto balsamico e olio. E aglio. Allora, oil, Ivo, garlic, parsley, salt and red pepper. Oh. Red pepper, mi sono ricordata, raga. Wow, mazza che mina. Wow. And we have finished. Now I must put the in piatamont. Wow. In piatamont. Aiuto. Stasera la vedo male. La vedo grigia. La vedo grigia, sì. Diceva la contessa camminando negli specchi. La vedo grigia. Bella questa, Lisa. Avete capito, abbiamo avuto un weekend molto intenso, avevo un sacco di robe da raccontarvi. Domenica, raga, farò la diretta per questo maxi progetto di sponsorizzazione delle marche. Mi hanno chiesto, mi hanno coinvolto in questo progetto, mi sento molto fiera e onorata. E allora farò una ricetta proprio tipica pesarese, e quindi mi raccomando, stay tuned. E condividete, oh, intanto, yes, condividete sia stasera che domenica. Yes. Oh, una mi insultava, una mi ha insultato l'altra volta, mi ha detto ricoverati, pianta, no? E gli ho detto, dici che mi serve, l'ho scritto io, no? E gli ho detto, dici che mi serve, e gli ho messo l'occhiolino così, no? E lei si è sciolta e mi ha detto, penso di sì, ha scritto, però con gli smile che ridono, per cui avete visto, cioè senza attaccarla, ma scherzandoci, l'ho sciolta, no? E io gli ho scritto, però mi piace molto questo, dopo ho chiesto a Pelatone la frase di Vasco Rossi, quello in bilico sopra la follia, ha detto mi piace stare in bilico sopra la follia, e lei mi ha fatto, ok, avete capito raga, così funziona. La mudita, cioè se voi siete simpatici anche nei confronti di quelli proprio ignoranti, scarponi, che gli daresti un cartone nella faccia e basta, no? Se voi siete invece gentili, dopo si squagliano, si sciolgono, perché all'attacco non bisogna rispondere con l'attacco, ok? La mudita, mi raccomando ragazzi, siate felici, perché diventa felice anche quelli con che gli daresti un cartone nella faccia, distinto, dopo si sciolgono, poi diventa più figo. Il pippone serale ve lo devo fare sempre, lo sapete? E questo sempre, dice la Cri. Sempre, essere gentili, sempre e comunque, anche con quelli a cui daresti degli schiaffoni nella faccia, ammorbidisce tutto. Mai la rabbia con la rabbia, mai, vanno spenti i fuochi, non accesi. Giustamente, Lisa, Le Chicche di Viaggio, che è un meraviglioso blog di viaggi, diciamo, di alla scoperta delle Marche, dice, ma come fai una diretta sulla cucina marchigiana e non mi dici niente? Me l'hanno invitato a fare sta roba, adesso devo anche capire bene chi è stato, perché non ho capito come si chiama l'associazione che ha fatto sta cosa, devo, domani c'ho l'appuntamento, okay. E quindi faccio fatica a dire quando ancora non so io. Quello, allora ragazzi, Le Chicche di Viaggio, allora magari, chissà, non lo so se si può, non siamo noi padroni di sta roba, per tu, se te inviti, siamo noi invita. Tesoro, io non so, parliamone. Non toccarti il viso, dice la Maria Teresa, che hai il peperoncino nelle dita. Ah, grazie. Grazie, Maria Teresa. Grazie. Soprattutto gli occhi, perché dopo brucia un botto. Oh, brava Gabi, hai ragione. Cosa? Il suo papà diceva, sempre che la villania altrui vince con la, si vince con la gentilezza. Sempre, sì. Sono d'accordo. Esatto. Sono d'accordo, assolutamente. Se poi vedete, nonostante ce la mettiate tutta, nonostante quell'altro continua a farvi male, a trattarvi male, la cosa migliore sapete cos'è? Ciaone, cioè alla fine anche ciaone va benissimo, che per forza volemos bene tutti, no, non è così, però provarci almeno sicuramente. Allora guardate questo dressing meraviglioso, fa un profumo ragazzi da panico, sentite, in tuoi cereali c'è qualcuno, lo usate, c'è qualcuno? Dentro, cosa c'è dentro nel dressing, Elisa? Oil, garlic, parsley, red pepper, salt. Wow. Shaker. Che assuntone, Lisa, eh? Ma qua c'è da raciume. Ciao, pan di miele! Ti piace la ricettina? Allora, il segreto di questa cosa qua sarebbe
metterlo dentro un tupper, condirlo e lasciarlo insaporire. Ma naturalmente io devo fare sti cacchio di impiattamenti, voi li volete, giustamente, perché uno non è scemo. Questo dressing fa paura quanto è buono, fa veramente paura. Basta, vero marito? Dopo io sono sempre quella Sì, che esagera. basta. Qualcosa al centro? Non so. Potresti metterci un aglio intero. Eh? Un aglio intero. Ma con te? Un Un altro uomo, aglio Elisa, in collo, è arrivato Pietro intero. Rossi. Pietro Rossi. È la Benvenuto. versione povera di Paolo Rossi. O di Vasco, o di Valentino. Scherzo. Tu ferma, eh? O Ce di ne sono Vasco. tanti famosi, ma lui è più figo perché qua in diretta con Guarda, noi, figo, no? una specie di figo l'ho fatto. Beh, vabbè. Oh, I like it, brava, no? Fa brava, sei andato schifo? bene. Non fa schifo. Perché c'è anche la Pandobabi in diretta che lei è un po' critichina, allora fai bene, mi raccomando. La Pandobabi. Sì. Ma c'è due schiaffoni la Pandobabi. Ma guarda, Oh, guarda che pezzo di fiore che ho brava, brava. buttato su. No, Sì, no, vabbè. vabbè, ma veramente, no, vabbè, lo Wow, puoi bella dire. cosa, Elisa. Ma che pezzo di impiattamento, ma Una sono fogliolina di troppo. prezzemolo suggerisce Elena. Eccola, la sto mettendo, raga. Ma che spettacolo! Che pezzo di roba! Mo, figlia, mentre io saluto il mio popolino, te continua a fare le fette e metterle su, così dopo ceniamo. Dai, mia aiutante, quella dell'altra volta che Luca conoscevi. Tennis, un altro uomo, Elisa, stasera pieno di uomini, cosa succede? Tutti innamorati di me, mamma mia, che Vogliamo figata. lanciare quel famoso sondaggione delle prossime domeniche, non questa domenica, Questa ma domenica qui dopo, no, però dopo. abbiamo visto che il mercoledì sera siete tanti, la domenica mattina siete meno. A me al pelatone ci è venuto l'idea di spostare anche la diretta della domenica a domenica sera alle 7:30, perché d'inverno alle 7:30 uno già è tornato a casa. E facciamo un sondaggio? Ditemi voi cosa preferireste, se o mantenere 9:30 di mattina o 7:30 di sera, perché noi cambiamo e noi siamo gente non fossilizzata. Capito? Se siete felici questo sabato, questa domenica, qui no, alle 9:30, perché sono ospite in un progetto molto ampio. Mi hanno cercata, mi hanno voluta. Dobbiamo fare anche l'unboxing, mi è arrivato un pacco. Non è l'etame, poi sto giro, mi è andata meglio. Mi sa che mi è andata meglio. Dopo lo apro con voi, il pacco è lì, e lì, non vedo l'ora, sono emozionata. Apriamo il pacco insieme e cuciniamo una roba tipica, tipica, tipica pesarese. Va bene? Già è tutti scatenati, Elisa. La Gabi dice, tornate all'ora invernale la mattina alle 11:30. La Sara dice, 19:30 di sera top. Giovanni dice, la sera. Perché la sera, Scatenati. d'inverno, di domenica, sei a casa, anche se hai fatto un giro, dopo è freddo, uno viene a casa, dopo c'è quel momento che non c'è niente da fare, ce l'ha Eli, e per la tua, che figata, dai una mina, secondo me è una mina, ci proviamo domenica, poi vediamo, si fa sempre di più tornare indietro, va bene, ragazzi, guardate che pezzo di impiazzamento con una zucca che ho Che fatto, piazzamento, guarda qua. Guarda che piazzamento, il colpo ma di che classe. piazzamento di piatto che ho fatto. Vai. Grazie, come sempre, grazie. Domani comincio il corso. Cosa succede? Riassuntone. Prendete la zucca. La tagliate a fettine di 4 mm. La mettete su una bistecchiera bollente fino a quando non fa le righine così. E poi preparate un dressing con olio, aglio, prezzemolo, peperoncino, sale, punto. E aceto balsamico. Shaker, shaker, shaker. E fate questi impiattamenti. Non so se sarete capaci a fare degli impiattamenti così belli, ma provateci, ormai imbattibile. Ladies In and English, English, come on! cut the pumpkin in slice and put in the hot pan, and then prepare a dressing in the bottle with oil, garlic, parsley, red pepper, salt and vinaigrette. Shaker, 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 and when it's ready, put on top and create this kind of plate. Impossible for you, only for me is possible. Yeah. Brava È Elisa, ci piaciuto? sei Ma mi sono piaciuta. piaciuto un bel po'. Brava come sempre, ci sentite. Ragazzi, grazie, come sempre, grazie, condividete, dobbiamo diventare un popolo. Facebook cresce piano, Instagram, Facebook è un po' calato, Instagram sta crescendo, ma sempre con calma, dobbiamo diventare un popolo, ragazzi, di gente felice, c'è bisogno un bel po' di felicità in questo momento, di leggerezza e di felicità ce n'è bisogno un bel po', c'è tanta rabbia. Ti sei fatta male? Intanto no, perché mia figlia No. intanto si sta rischiando di tagliare un dito, vabbè. C'è tanto bisogno di leggerezza, di ridere, di star bene, di essere felici. Ci
perché è importante essere felici nonostante tutto, ragazzi. Mi raccomando, condividete. La mudita. Più siamo felici, più diventa bello, ok? C'è sempre posto nel teatro della felicità. Ciao! Ciao! Salutiamo Paniniele che adesso sta guardando Matilde. Ciao Paniniele! Ciao, 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 ciao! Ciao. Saluta da te! Ciao Paniniele! Ciao Instagramiani! Fate le stories con questa diretta bellissima! Ciao! Bello, magari! Magari! Ciao! Ciao! Ciao Facebookiani! Ciao ragazzi! Condividete come mai! Condividete, dobbiamo diventare un popolo di gente felice! Ciao, buonasera! Ciao, ciao! Ciao, ciao.